Benvenuti ad una nuova puntata di Ulie Miure TV, l'unico programma al mondo che si occupa dell'agricoltura del nostro Salento. Oggi andremo a vedere un argomento molto importante per i nostri amici salentini, ovvero l'olio. Andremo a vedere come l'olio si è evoluto durante il tempo. Linea alla nostra inviata Cristina. Salve, cari telespettatori, benvenuti qui a Gratene, un piccolo paesino in provincia di Lecce. Oggi siamo in una campagna dove sono piantati centinaia e centinaia di olivi, come potete vedere. Si respira un'aria pulitissima. Siamo in compagnia di tre amici, Concettina, Consolata e Tiziano, che stanno raccogliendo in questo momento le olive per produrre il nostro olio. Andiamo a conoscerli. Salve, Consolata, Concettina, Tiziano, buongiorno. Buongiorno. Scusate per aver interrotto il vostro lavoro molto importante, però io e i telespettatori qui a casa saremo molto curiosi di sapere qualcosa in più sulla produzione dell'olio. Sapete dirci qualcosa? Come no? Siete venuti proprio al posto giusto. E di sapere che la coltivazione di l'olio tiene origini antichissime, che arrivano persino ai tempi degli romani. Già lo Salento che era famoso per questa coltivazione. Infatti Gallipoli era la piazza commerciale dell'Europa e tenia pure lo potere con decidere i prezzi dei prodotti. Addirittura i re di varie nazioni obbligavano gli sudditi che producevano l'olio e in cambio li promettia che non pagano le tasse. Già, la considerevole esportazione di olio garantiva ai piccoli proprietari moltissimo denaro. E come potete vedere questi bellissimi alberi sono come delle opere d'arte, delle sculture. Di olive conosciamo due varietà, sono l'Ogliarola e la Gelliniana. Dine, c'è chi è della Gellina e l'Ogliarola? Sì, saremo molto curiosi di saperlo. La Gellina, come potete ben sapere, ha alta produttività tutto l'anno e oltretutto è molto resistente, mentre la Ogliarola ha alta produttività solo in vari periodi dell'anno. E da questi tipi di olive, che olio si produce? L'olio che si produce ha un colorito di giallo oro e un gusto che è tendente al dolce. Oltretutto questo olio deve essere consumato entro 15 mesi. Non posso crederci, il nostro Salento era già famoso in tempi così antichi. Beh, che dire, non posso far altro che augurare un buon lavoro a Concettina, Consolata, Tiziano e a tutti i contadini di questo mondo. E quando vieni nata fiata dimmela che te sponsor una bella frisella. Grazie, sarà un piacere. Linea allo studio! Grazie Cristina. Ora passiamo ad un argomento molto, molto interessante. Avete mai sentito parlare di trappeti? Sapete cosa sono? E soprattutto a cosa servono? Siete curiosi, eh? Andiamo a scoprirlo. Grazie Carola, ci troviamo a Galatone, in un luogo molto particolare e suggestivo, essenziale per la produzione dell'olio. Il nome ce lo spiegherà il proprietario, non vi svelo nulla. Buongiorno Fernando. Buongiorno Anna, salve a tutti. Ci troviamo all'interno di un frantoio ipogeo per la produzione dell'olio, che nel dialetto locale chiamiamo trappitu. Questi frantoi sono una parte integrante del paesaggio e dell'architettura rurale salentina. E come mai furono inventati sottoterra? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che la costruzione avveniva a basso costo e si lavorava sottoterra per garantire una temperatura costante che doveva essere bassa per evitare il degrado del prodotto, ma superare quella della solidificazione dell'olio. Tutto questo per la conservazione del prodotto. Immagino come ci si possa sentire ad essere proprietari di una tale fortuna. Ma qui, nel Salento, sono presenti altri trappeti? Beh, in effetti posso ritenermi fortunato. Certo, ne esistono altri nelle vicinanze. In quella cartina abbiamo segnalato i più importanti. Molto interessante. So anche che avremo delle testimonianze da diretti interessati, vero? Sì, infatti fra poco arriveranno dei turisti che sceglieranno il percorso da seguire per proseguire il loro cammino nella nostra penisola salentina. Oh, eccoli qui arrivare. Benvenuti nel Salento. Benvenuti. Le plus grands trappeti ipogei du Salento se trouvent à Presice, non à Galatine, à Maglie et Gallipoli. Presice est le territoire du Salento qui a le plus grand nombre de trappeti ipogei. Ces pays, entre 700 et 800, étaient connus comme villes souterraines.
Les trapéties ont été utilisées jusqu'au début de l'an 1990. En Gallipoli, el trapito que se encuentra en el subterráneo del Palacio de Granafei tiene una extensión de 200 metros cuadrados y fue construida en el 1600. La ciudad, hasta el siglo XVI, fue la mayor productora y exportadora de aceite. Para concluir, el cultivo de oliva y la producción de aceite en el Salento tiene una tradición muy antigua. Desde la Edad Media hasta hoy, representó el mayor recurso en nuestro territorio. The trapezo in Noah develops in all its length, starting from the main door of the castle. It's made of two big rooms, and the entire space covers the surface of 300 square meters. Fortunately, it's been abandoned for a long time, so its conditions are very bad nowadays. While in Maglie, the trapezo in Maglie was built in the 16th and the first half of the 17th century. It's still used for the production of clear oil, and it has been restructured lately. Quindi, per concludere, dopo avervi fatto sapere che cos'è un trappeto, a cosa serve, e dopo aver ascoltato le nostre bravissime guide, ringraziamo il proprietario per aver reso possibile tutto questo e i turisti per la loro disponibilità. E speriamo che siano molti gli ospiti che verranno a farci visita nella nostra bella terra. Linea in studio. Ciao! Cari telespettatori, purtroppo siamo arrivati al termine di questa puntata di Ulien Iure TV. Abbiamo visto l'evoluzione della produzione dell'olio e abbiamo scoperto cosa sono i trappeti. Non ci resta che invitarvi qui nella nostra terra, il Salento, ed io vi lascio con un motto significativo salentino. Salento! Lusole!